domani noi ci divertiremo, mostreremo tutta la ricchezza della proposta sportiva che Luis Pedicaglia riesce, perché la cosa importante è questa, è che il grande viaggio ci ha permesso di raccontare il prodotto sport sul territorio, perché ciascuna realtà, ciascun comitato, noi li chiamiamo comitati territoriali, ha questa diciamo varietà, ricchezza di espressione motoria che è rappresentata dalle sue società sportive, quindi poi in realtà è rappresentata dai suoi cittadini, cioè quindi la peculiarità di un pecorino buonissimo che ho mangiato oggi a pranzo è lo stesso del valore di un gruppo di bambini che ad esempio nella tappa di Porto San Giorgio nelle Marche pattinava, perché il pattinaggio è insito nell'identità della comunità, come la scherma a Modica. Esatto, a Modica la scherma. E la bellezza qui di Cagliari, domani mattina l'appuntamento saremo noi, mi auguro tutti voi e il popolo rosa, perché lo faremo a Molentargius, io mi auguro di averlo detto bene perché io sono etrusca e quindi non anche lei inizia a rivendicare le radici, sì, esatto, Molentargius, ho detto bene, perché quando chiesero, allora benissimo, parliamo dello sport, scegliamo il luogo dove farlo in queste 14 tappe, l'indicazione era cerca attraverso ovviamente i miei sul territorio, perché come pugliese, come comitato nazionale, la realtà è quella territoriale, sono i miei comitati che coinvolgono le persone sul territorio a fare sport. Noi possiamo solo aiutarli a dargli delle linee guida, trovare delle partnership così importanti, fare delle operazioni di co-marketing. Qui in sala ci dovrebbe essere Giorgio Pisano di Ecopneus, che è il consorzio, eccolo è lì, buonasera, che è il consorzio che trasforma gli pneumatici esausti in pavimentazioni, che le vedete qui nelle immagini, eccole qua. Eccole, dove poter giocare, dove poter fare tante discipline. Questa è una cosa meravigliosa, perché voi con Ecopneus trasforma appunto pneumatici, esatto, in questa cosa bellissima. Dopodiché attraverso di voi questi diventano. Noi con loro facciamo sperimentazione sulle diverse discipline. Abbiamo provato il valore che ha nel calcio con i campi di erba sintetica, abbiamo provato il valore che ha, ecco vedete che si fissano anche attrezzi e pavimentazioni per bambini, ci si può fare judo, ci si possono fare tutte le discipline, abbiamo sperimentato anche il tennis a Prato, lo stiamo facendo un po' in tutta Italia e una cosa divertentissima, stiamo sperimentando anche un campo per il lavoro di equitazione fatto in polverino che insieme all'Università di Perugia stiamo dimostrando che è più confortevole per i cavalli, soprattutto per i cavalli che hanno dei problemi di zoppia. Quindi il bello è, io la mia parola chiave la posso dire ed è sostenibilità, perché noi cerchiamo di fare uno sport sostenibile come Unione Italiana Sport per Tutti, siamo 1.400.000 soci circa, uno sport a misura di tutti, a misura delle diverse competenze, dove è il divertimento e non il risultato agonistico per forza. E una cosa bella, una cosa divertente, in ogni città è emersa una disciplina sportiva particolare molto molto significativa del territorio. Domani nell'ex campo Enel, nell'ex impianto Enel, che è un posto molto vissuto dalla città di Cagliari, in un posto bellissimo perché è veramente in mezzo alla natura, quindi abbiamo la doppia sostenibilità, noi presenteremo anche il calcio camminato, che è una cosa che lo so che può far ridere. Forse però ci arrivo.
Sì, a camminarci sì. Però il calcio a misura di tutti, quindi è un calcio per over dove non si può correre, dove bisogna camminare. Se si corre si viene l'arbitro fischia. Quindi è anche età un po' più avanzata. Assolutamente, assolutamente. Canoniche. Quando l'abbiamo presentata a Firenze, uno dei campioni era Gianni Mura di Repubblica, che immagino che è tra l'altro un vostro concittadino, che si è divertito moltissimo. Ecco. Allora, io ringrazio Patrizio Minocchi, ringrazio anche per la parola chiave che ci ha consegnato e soprattutto per quanto accadrà domani. Ripetiamo, alle 9:30 perché inauguriamo il campo, ho dimenticato questa particolare importante, scusate, il campo che Copneus e Conad doneranno al comitato WISP di Cagliari, ma in realtà lo donano alla città di Cagliari, alla comunità. Perché chi qualunque situazione sportiva sportiva vuole utilizzarla per un evento, per fare sport, può rivolgersi al comitato WISP di Cagliari, al suo presidente Pietro Casu, e il campo è a disposizione. Il campo è a disposizione della comunità. Grazie davvero, grazie a WISP, grazie a Copneus, grazie.